Ciao da Nicoletta e oggi in una splendida giornata di sole vorrei condividere con te una cosa che ho letto e che mi ha colpito molto. Si intitola L'asino e il contadino. Un giorno l'asino di un contadino cadde in un pozzo. Non si era fatto male, ma non poteva più uscire. Il povero animale continuò a ragliare sonoramente per ore. Il contadino era straziato dalle menti dell'asino, voleva salvarlo e cercò in tutti i modi di tirarlo fuori. Ma dopo inutili tentativi, ahimè, fu costretto a prendere una amara decisione, molto molto crudele. Poiché l'asino era ormai molto molto vecchio e non serviva più a nulla, e poiché il pozzo era secco da molti anni e in qualche modo era necessario chiuderlo, chiese aiuto agli altri contadini del villaggio per ricoprire di terra il pozzo. Il povero asino imprigionato, al rumore delle palate e alle zolle di terra che gli piovevano dal cielo, capì le intenzioni degli esseri umani e scoppiò in un pianto irrefrenabile. Poi, con gran sorpresa di tutti, dopo un certo numero di palate di terra, l'asino non si sentì più. Rimase quieto. Passò del tempo, nessuno aveva il coraggio di guardare dentro il pozzo, mentre continuavano a gettare all'interno la terra. Finalmente il contadino guardò nel pozzo e rimase sorpreso per quello che vide. L'asino si scrollava dalla gobba ogni palata di terra che gli buttavano addosso e ci saliva sopra. Man mano che i contadini gettavano le zolle di terra, saliva sempre più in alto e si avvicinava al bordo del pozzo. Zolla dopo zolla, gradino dopo gradino, l'asino riuscì ad uscire dal pozzo e con un balzo cominciò a trottare felice. E la morale che si legge è questa: quando la vita ci affonda in pozzi neri e profondi, il segreto per uscire più forti dal pozzo è scuoterci la terra di dosso e fare un passo verso l'alto. Ognuno dei nostri problemi si può trasformare in un gradino che ci condurrà verso l'uscita. Anche nei momenti più duri e tristi possiamo risollevarci lasciando alle nostre spalle i problemi più grandi, anche se a volte non ci danno una mano per poterci aiutare. Spiego anche perché mi ha colpito questa metafora, questo racconto, perché in effetti molte volte la vita ci porta a sentirci soli, ci porta a sentirci inermi, ci porta a sentirci in un pozzo senza fondo e senza via d'uscita. Però se abbiamo quella forza, quel coraggio, quell'amore verso noi stessi e verso la vita che ci fa credere che si può andare oltre, possiamo veramente scrollarci di dosso i problemi, scrollarci di dosso le difficoltà e pensare che ci può essere una via di uscita, perché c'è sempre una via di uscita se la persona sa, crede e dentro di lei ha la forza. E con questa metafora dell'asino e il pozzo ti chiedo: qual è la terra che tu stai avendo adesso addosso e come puoi fare che questa terra ti scivoli addosso e come puoi usarla come leva per andare oltre e per elevarti? Buona riflessione. E da Nicoletta è tutto, alla prossima pillolina. Ciao!